Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi e con il tuo Spirito. In questo giorno in cui commemoriamo il 75esimo anno dalla ricorrenza dell'evento grande della liberazione del popolo italiano dal giogo del nazifascismo, vogliamo radunarci in preghiera per rivolgere l'atto di commiato nei confronti di tutti coloro che hanno dato la vita perché noi oggi potessimo godere della piena libertà in tutte le sue forme e nel rispetto dell'altro come amico e fratello, non più come ostile e pericoloso. La libertà d'ora in avanti non dovrà essere considerata come una conquista, piuttosto come un dono che riceviamo e che siamo chiamati a custodire con tutte le nostre forze. Qui sta la vera lotta, il vero duello con se stessi e la vera battaglia a difesa dei grandi valori dell'umanità che rendono ogni uomo sempre più umano e umanizzato. Qui sta l'impegno e la disciplina che ciascuno e tutti insieme siamo chiamati non solo a vivere ma anche a condividere, perché ognuno sia di esempio e di sprono verso ogni altro. In questa occasione vogliamo ricordare tutti coloro che hanno dato la vita perché noi oggi potessimo vivere in un paese libero. Ma oggi vogliamo ricordare tutti i defunti che riposano in questo cimitero, come anche quelli delle nostre famiglie che riposano in altri luoghi, volendo portare una preghiera tutta particolare per coloro che in questo tempo di pandemia di coronavirus sono morti e hanno avuto una semplice preghiera di benedizione e l'esequie in forma privata. Per tutti loro chiediamo al Signore il dono della sua misericordia, cioè chiediamo che il Signore nostro Dio accolga nella sua grande bontà di Padre i nostri cari defunti, perché vivano in Lui e nella luce del Cristo risorto, in compagnia dei Suoi santi, e non smetta di volgere il suo sguardo di benevolenza verso di noi, che siamo chiamati a vivere di quella libertà che ci ha resi concittadini di una terra, figli e fratelli, nel dono dello Spirito e della sua grazia. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. A 75 anni dalla liberazione, mai avremmo pensato di festeggiare così questa giornata, che resta comunque di gioia e letizia, nella consapevolezza di un periodo di difficoltà e timori che stiamo vivendo e che dovremmo ancora affrontare per lungo tempo. La festa del 25 aprile è sì festa della libertà, della democrazia, ma oggi più che in passato è festa che ci riporta alla consapevolezza. Consapevolezza e memoria dei sacrifici delle vite che hanno condotto questa vittoria e alla liberazione, certo. Consapevolezza nella volontà di mantenere viva la memoria. Consapevolezza che nei momenti di resistenza al male, come comunità e come umanità, riusciamo a trovare unitarietà, buona volontà di intenti e forza per andare avanti e vincere. Se, come ci ricorda Pietro Calamandrei, la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, oggi abbiamo una ragione in più per dare onore a chi ci è preceduto e festeggiare questa ricorrenza. Oggi siamo in un momento in cui alcune libertà sono state limitate in ragione dell'emergenza sanitaria, eppure nessun virus potrà mai toglierci la libertà con la L maiuscola, riconquistata e ricordata in ogni 25 aprile.
quella libertà di opinione e di parola che sempre possiamo esercitare, quella libertà di stampa, quella libertà di potersi opporre, manifestare, di vivere secondo principi democratici e ispirati ad un bene comune che non discrimina e che ci rende uniti tutti pari con pari diritti e pari doveri. Non è un paradosso quello che stiamo vivendo oggi. Una piazza vuota, ma al contempo piena di emozioni. Un silenzio assordante, un isolamento che è comunque vicinanza di cuore e di intenti. Non abbiamo mai vissuto così, non siamo mai stati così uniti, mai stati così consapevoli della ricchezza di questa festa. Un monumento da onorare ed insieme alla memoria per chi ha dato la vita, coesiste la riconoscenza per tutti coloro che non ci sono più, ma anche la consapevolezza che le nuove generazioni sono ricche di tanti esempi di cittadini che si adoperano per gli altri, mossi da una sincera buona volontà, da un animo libero che sottostà alle regole senza farsi spaventare dalla fatica e dalle difficoltà. Tanti sono stati gli esempi di cittadini che si sono adoperati in modo disinteressato per gli altri in questo periodo, tanta la riconoscenza ricevuta da chi è stato aiutato, tanta la gioia per aver dato quel che si poteva donare. Ancora una volta la Croce Rossa e la Protezione Civile di Sanfermo, con i propri volontari, si sono superati per aiutare le persone in difficoltà, i malati e le persone impedite ad uscire di casa. A loro il nostro smisurato grazie dal profondo del cuore. Un pensiero affettuoso alle vittime del coronavirus, ai loro familiari, agli ammalati, alle comunità colpite dalla tragedia, all'Italia e al mondo. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza che ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare, così ha detto in diverse forme la senatrice Liliana Segre, che abbiamo avuto l'onore di ospitare qui in paese. Ed il ricordo, la memoria sono la garanzia che ci rincuora e ci sprona ad andare avanti quando le difficoltà sembrano insormontabili. Forti della libertà, sicuri nella coesione, sostenuti dall'amicizia e dalla certezza che nessuno nella nostra Italia mai più chiuderà gli occhi davanti al soffocamento del principio della libertà. Ma quel 25 aprile 1945 che oggi festeggiamo ricorda anche l'anno in cui, per molti uomini, terminò un periodo di lontananza da casa, in cui si guardò con speranza infinita al rinnovamento di una nuova epoca, in cui poter guardare al futuro con coraggio e sicurezza e con una libertà diversamente ritrovata, ancor più preziosa. Così anche oggi continuiamo a camminare con un passo rinnovato, rinfrancato e consapevole. Iniziamo un nuovo periodo, sempre confortati dalla libertà, rincuorati dalla fratellanza e dall'essere figli di quella liberazione che è patrimonio di tutta la nazione e di tutti noi. Sempre. Anche in questo 25 aprile 2020, così stranamente sospeso, così intensamente pieno di libertà. Viva l'Italia!